La Polizia di Stato ha reso omaggio nella giornata di oggi alla figura di Giovanni Palatucci, questore reggente di Fiume e deceduto il 10 febbraio 1945 nel campo di sterminio di Dachau, dove fu deportato l'anno prima. Durante la sua permanenza a Fiume come funzionario di pubblica sicurezza, Palatucci si adoperò per salvare migliaia di ebrei dalle persecuzioni razziali, gesto che gli valse il riconoscimento di Giusto tra le nazioni. Anche la città di Pescara, davanti all'Ulivo e alla Targa, in sua memoria ha ricordato quest'eroe che ha sacrificato la propria vita per salvarne altre. Giovanni Palatucci è stato un eroe. È stato ed è un eroe perché le sue idee continuano a camminare e noi vogliamo che le sue idee passino anche tramite le nuove generazioni, per cui ho dato l'incarico a questi studenti del liceo classico di approfondire la tematica del suo gesto. Gli eroi a volte sono inconsapevoli, io vedo una situazione paradossale, intervengo, ma lui era un eroe consapevole, lui sapeva che con le sue azioni che sono durate dal 1937 al 1944 avrebbe rischiato la deportazione, perché poi essendo un funzionario di polizia conosceva bene quali erano i meccanismi della Gestapo e della soluzione finale di Hitler. Quindi è un eroe consapevole, possiamo dire, ed è un eroe scomodo. Mi è piaciuto leggere prima una lettera che lui ha fatto ai genitori in cui denotava il cattivo rapporto che aveva con le istituzioni e anche con i suoi superiori. E diceva: io sono diverso da loro, loro sono diversi da me, lo sappiamo, ci rispettiamo ma lo sappiamo. E poi ha detto: posso fare un po' di bene, in quella lettera che io ho letto prima, alludendo a quello che stava facendo. È chiaro che non potevo in quel periodo dire espressamente quello che accadeva, anche perché si faceva la lettera passava la censura, veniva spedita, ci metteva 15 giorni per arrivare, eravamo nel 1941 in questo caso. Quindi è un personaggio che, insieme a Salvo D'Acquisto, secondo me sono gli eroi più cristallini che possono avere le forze di polizia in Italia.